il beneficiario scendesse da cavallo per andare a baciare i piedi del sovrano, cosa che abitualmente si era disposti a fare. Ma come ci si può aspettare da un personaggio del genere, le cose non andarono proprio così. Il duca infatti si oppose in tutti i modi a questo gesto di sottomissione, ma sotto le suppliche dei nobili franchi ordinò ad un suo fidato di eseguire il tutto per conto suo. Evidentemente nemmeno quest'uomo andava tanto a genio il bacetto sugli stivaletti reali, e non volendo portare la bocca verso il piedino del re, l'uomo strattonò verso di sé la gamba reale, diciamo così, e il re appunto perse l'equilibrio e cade da cavallo, tra risate e schiamazzi di tutta la corte. In questo momento mi chiedo come mai il tutto non sia finito in una qualche rissa o faida, ma di cosa successe in quel momento non ci è dato sapere alcunché. Sappiamo invece, parlando sempre di Rollo, che un nome vichingo non si addice ad un franco. Infatti al battesimo il nostro Rollone prenderà il nome di Roberto il Ricco. Beh, contento lui, a me piaceva di più prima, non so a voi. Possiamo ora passare a discutere, diciamo, sul popolo sotto il comando di Rollo, che sì, continuerò a chiamare così perché mi piace troppo Vikings e Roberto Enrico non gli rende giustizia, niente. Dunque, al popolo normanno è stata data una piccola fetta di terreno sulle rive della Senna. Veramente un qualcosa di irrisorio se pensiamo alle dimensioni odierne della Normandia, ok? Andatevi a vedere una cartina perché è bella tosta. Qui gli ex vichinghi si sono reinventati come agricoltori, mentre al contempo si fondevano con la popolazione della Neustria e adottarono una lingua gallo-romana, creando così una identità culturale che era diversa sia da quella scandinava che da quella franca, una via di mezzo. Dopo un paio di generazioni gli abitanti adottarono il classico sistema feudale franco, ma lo stesso avvenne in Inghilterra e ben oltre. Sì, vi stiamo comunque parlando di Normanni, ma non per questo dobbiamo per forza soffermarci al territorio franco. Perché, come ben sapete se avete ascoltato l'episodio 6 del nostro podcast, il popolo proveniente dal nord iniziò una grande espansione territoriale. Ma andiamo a capire meglio questo discorso. Per raccontarvi la storia normanna in tutti i paesi da loro conquistati dovremmo fare un episodio per ognuno. Anche no, dai, prediligo raccontare delle personalità. Direi di cominciare con l'Inghilterra. Sappiamo che grazie a degli inciuci politici i monarchi inglesi erano imparentati con i normanni ed un certo Ethelredo II d'Inghilterra, che qualcuno se lo ricorderà da Vikings, ok? Fuggì nel nord della Francia per trovare rifugio dai nemici danesi, ok? Tralasciando i noiosi avvenimenti che si susseguirono, possiamo raccontarvi che il figlio del re, il famosissimo Edoardo il Confessore, una volta tornato in patria, portò con sé un bagaglio culturale normanno non da poco, oltre ad una serie di cortigiani e combattenti della zona.
proprio per educare i suoi guerrieri, diciamo in una maniera che era ancora abbastanza scandinava. Sono sicuro che alcuni di voi si ricorderanno bene Edoardo per il fatto che nominò come suo erede il famosissimo Guglielmo di Normandia, o meglio, Guglielmo il Conquistatore. Sì, esattamente. Quello che ha cominciato l'infinita faida tra Francia e Inghilterra per stabilire a chi spettassero i regni. Sapete che in futuro sarà veramente un casino, lasciatemelo dire. Ma ovviamente tratteremo di lui in un episodio a parte, diciamo che c'è talmente tanta roba da dire che se lo merita, no? Possiamo dirvi inoltre che i nostri conquistatori arrivarono anche in Galles, in Scozia e in Spagna. Ma un paese veramente degno di menzione qui è l'Italia. Qui, infatti, furono i fautori del processo di latinizzazione del Mezzogiorno e favorirono la fusione di elementi nord europei e lombardi con quelli bizantini e musulmani in un mix assurdo, le cui testimonianze si possono vedere ancora oggi. Prendiamo un esempio banalissimo: i famosissimi castelli del Mezzogiorno, più della metà sicuramente sono stati costruiti e o ristrutturati proprio dai normanni. Comunque sia, vi si stabilirono, intendo in Italia appunto, solo dopo diverse lotte con i poteri locali, che sia in Puglia con il nostro amico Roberto il Guiscardo, che anche egli si merita una bella puntata, o in Calabria o in Sicilia, dove appunto hanno liberato la regione dalla dominazione araba, una cosa che i re del tempo non erano ancora riusciti a fare del tutto, eh? E addirittura pensate, con Ruggero II di Sicilia, che abbiamo già visto, si arrivò persino in Africa. In Africa. Come avrete notato, questo episodio è stato un po' un'introduzione a quelle che saranno diverse puntate dedicate a svariate personalità di origine normanne, come appunto abbiamo già detto Guglielmo il Conquistatore, Roberto il Guiscardo, poi ci potrebbe essere anche lo Stupor Mundi, eccetera. Ce ne sono più di quello che vi immaginate ed ognuna di loro ha una storia meravigliosa da scoprire, che aspetta solo di essere raccontata. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia. E ancora non riusciamo a capacitarci del fatto che là fuori ci siano delle persone a cui la storia piace tanto quanto noi. Grazie veramente per il vostro supporto, le iscrizioni e gli ascolti. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se siete al podcast e volete aiutarci ad acquistare nuove attrezzature, sosteneteci come più desiderate su Buy Me a Coffee o Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, ricordatevi di premere il tasto Segui o Iscriviti su Spotify ed Apple Podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti da Giovanni e Antonio. O segui.